Il testo definitivo del decreto legge approvato nel pomeriggio del 17 marzo dal governo non è ancora noto, ma nel corso della conferenza stampa svoltasi a conclusione della riunione del Consiglio dei Ministri sono state già fornite indicazioni piuttosto precise. A chiarire alcuni punti ci ha pensato il ministro Bianchi, che è intervenuto nel corso della giornata. Intanto quello che è certo è che lo stato di emergenza cesserà a fine mese, ma il ripristino della normalità sarà graduale. Per ora le mascherine in classe e le regole sul distanziamento restano, mentre la didattica a distanza rimarrà e riguarderà soltanto gli alunni positivi al Covid-19. Inoltre non sarà più obbligatorio osservare la quarantena precauzionale se si viene a contatto con una persona contagiata. Ma su questo aspetto sentiamo cosa ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza proprio nel corso della conferenza stampa. Con questo provvedimento superiamo le quarantene per contatto. Le quarantene per contatto erano già state superate per la popolazione vaccinata, con questo provvedimento le superiamo per tutti gli italiani. Resterà esclusivamente in isolamento chi è positivo al virus. Questa scelta che noi facciamo ha un impatto significativo, in modo particolare nelle scuole. Come è noto, nelle scuole la fascia di vaccinazione e la percentuale di persone vaccinate è più bassa, soprattutto diciamo nella fascia sotto i 12 anni. Nelle scuole quindi che cosa avverrà dal 1° di aprile? Andrà a casa soltanto chi è positivo. Tutti gli altri potranno tranquillamente continuare a stare in classe e a seguire le lezioni. Nella bozza di decreto che sta circolando si legge che in presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei docenti e degli alunni. Il comunicato diramato da Palazzo Chigi nelle ultime ore ha chiarito anche che sarà necessario utilizzare le mascherine del tipo FFP2. Il decreto contiene poi una norma che era molto attesa. Grazie ad uno stanziamento di 204 milioni di euro, l'organico Covid viene confermato fino al 15 giugno. Ma i sindacati hanno già pensato bene di rilanciare, sottolineando che la misura è del tutto insufficiente perché per essere davvero funzionali questi posti, 55.000 circa, devono essere inseriti nell'organico di diritto. Va anche detto però che il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento e quindi non è da escludere che possa esserci qualche modifica più o meno importante. Su tutto questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati e quindi seguiteci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto.